Ciao a tutti, in questo video non vado avanti diciamo con il pirografo, però vorrei andare a vedere come si può modificare un intaglio del genere, che è classico, mettendo in campo un semicerchio. Andiamo a modificare alcuni elementi del nostro intaglio, così gli diamo più forma. Allora, qua davanti ho fatto un proprio classico intaglio geometrico con le figure, perciò questo lo lascio così com'è, che mi piace il risultato. Ecco, qua siccome è un po' più aperto vorrei dare più rilievo diciamo alla scatola, più forma, e allora qua vado ad applicare il semicerchio. Perciò iniziamo. Qua cosa vado a fare? Lo divido diciamo in quattro zone. Questa sarà una, due, tre e quattro. Qua eventualmente devo prendere varie misure del semicerchio. Intanto dal centro, piano piano facendo il movimento destra e sinistra oscillante verso l'uscita. Okay. Vediamo se questo semicerchio qua va bene come dimensione, se no vado a prendere uno più piccolo. No, va bene. Qua pulisco subito perché mi copre la visuale. Piano piano. Allora, come potete vedere, io per pulire i dettagli, diciamo, dopo il taglio fare tutte le pulizie, uso questo coltello qua, perché ci sono sempre le domande dei ragazzi che iniziano a cosa serve questo coltello qua. Allora, questo qua serve per il primo taglio, per fare questi tagli qua, il contorno diciamo, e dare la profondità proprio al primo taglio. Con l'altro coltello andiamo a pulire, a fare triangoli e eccetera. Perciò se guardate attentamente i video vedrete dove li andiamo a usare questi, cioè la differenza è tanta. Perciò se guardate più attentamente vedrete subito la differenza. Ok, possiamo subito vedere che ha preso la forma il nostro elemento rispetto a come era prima, diciamo sul piano gli abbiamo dato la profondità. Ora andrei ancora con una taglia di semicerchio più piccola a dargli ancora più profondità, proprio centrale, così vediamo come prende forma. Eccoci qua. Andiamo proprio in profondità. Ora potrei usare ancora un semicerchio di taglia più piccola, però siccome non è grande la scatola, mi va bene già questa profondità.
Vado a prendere angolare e gli do qualche approfondimento, diciamo, per far vedere proprio il dettaglio. Questi dettagli qua ognuno li può fare come vuole. Basta immaginazione e provare. Con le prove otteniamo i risultati. Ora vediamo come cambia subito il nostro intaglio, cioè la nostra figura che abbiamo fatto all'inizio e ora. Molto bene. Eccoci qua. Rispetto a prima è completamente diverso. Magari possiamo fare saltando uno e dopo negli altri. Allora, saltiamo uno. Questi qua li facciamo uguali, questi li andiamo a modificare, così nell'insieme iniziamo a variare, anche a vedere le cose nuove. Perciò facciamo come ho detto adesso. Vado a cambiare elementi saltando uno. Per comodità li faccio tutti in serie. Così non devo girare tante volte la scatola. Ok, abbiamo questo risultato qua. Possiamo vedere che già prende la sua forma, però abbiamo sempre questi ancora tre elementi che devono essere modificati. Allora, cosa vado a fare ora? Varianti ci sono tanti, bisogna scegliere quella che piace di più. Allora, partirei di qua. E vado a abbassarmi qua e idem faccio qua dall'altra parte. Vediamo in realtà come sarà. Devo vedere se sempre con questo semicerchio qua mi va bene, però vedo che come misura va bene. Qui piano piano perché non dobbiamo andare a rovinare il nostro elemento che abbiamo davanti. Perciò quando siamo arrivati ci fermiamo e andiamo a pulire. Ok, facciamo la stessa cosa.
facciamo il ritorno. Come ho detto, qua piano piano perché rischiamo di andare a difettare il nostro elemento. Ok. Coltello per pulizie. Ok. Facciamo idem con il semicerchio di taglia più piccola. In questo caso non sono partito dall'inizio, ma mi serve solo, diciamo, da metà in poi per dare la profondità. E come potete vedere, usando questo coltello qua, sono molto comodo a pulire. Ok, abbiamo questo risultato. Ora prendiamo angolare. In questo caso parto dall'inizio e con, diciamo, movimento molto fluido diamo il nostro giro. Uno. Facciamo dall'altra parte. Parto in questo caso sempre dall'inizio. Ok, e abbiamo, diciamo, unito gli elementi. Ora con angolare andrei a rompere questi bordi qua. Ok. Qui possiamo fare ancora, diciamo, con semicerchio, sempre partendo di qua, andare contro il nostro bordo. Però questo adesso, una volta che è completo la parte centrale, vediamo se vale la pena o meno.
Ok, questo è il risultato. Come possiamo vedere, il disegno che avevamo prima, cioè all'inizio, ha cambiato proprio il suo aspetto. È tutta un'altra cosa. Però, come dicevo prima, ora vedo che anche queste zone qua, che sono in piano, potrei andare ad abbassare. Parto di qua. Ok, non vado a dare tanta profondità perché non mi interessa, però per far vedere, unire un disegno con l'altro, questo lo devo fare, perché sennò si vede come due intagli staccati, diciamo, separati. Invece noi nel nostro intaglio geometrico modificato, dobbiamo proprio andare a fare questo. Da un intaglio geometrico creare l'intaglio modificato, che vuol dire proprio andare a rompere questi concetti qua. Ricordiamoci di non andare a sbattere contro il nostro bordo, perché deve essere alla fine pulito. Capita spesso che l'avvelenatura continua a cambiare il suo verso, perciò dobbiamo stare attenti quando facciamo anche la pulizia. Faccio vedere solo la profondità. Ok, è una passata, diciamo, con angolare. Eccoci qua. Ora con semicerchio sempre vado a togliere questi spazi qua. Ok, diciamo che questo sarà il risultato finale dell'intaglio. Non andrei oltre a caricare perché è già bello carico di intaglio. Ricordiamoci di tenere il nostro intaglio pulito. Ci abituiamo, dobbiamo già iniziare ad abituarci a intagliare e lasciare intaglio tutto pulito. Eccoci qua, questo è il risultato. Ora velocemente completo anche la parte sotto e vediamo il risultato finale.
Eccoci qua. Possiamo vedere con semplice, diciamo, mosse, abbiamo cambiato il nostro intaglio geometrico classico e abbiamo ottenuto questo risultato qua. In questa maniera qua si poteva fare tutto il contorno della scatola. Però direi che nel prossimo video andiamo a toccare sempre anche questo bordo qua. Così vediamo che da una parte, diciamo da una cosa classica, come può prendere la forma. Ok, allora, per quanto riguarda il materiale di legna, se avete domande mandatemi un messaggio su WhatsApp, che sotto il video lascio il mio numero di telefono. Per le sgorbie, per materiale di legna, per le lezioni eventualmente online, se avete bisogno mandatemi sempre un messaggio. Ok, se il video è stato interessante ed è stato utile metti il like, se non hai ancora fatto iscriviti al mio canale e ai prossimi intagli. Dai.